Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Allora, come sempre, attivate la campanellina per non perdere ogni notifica e iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Ma bando alle ciance, oggi torniamo alla nostra scienza perché in 5 minuti vi spiegherò cos'è la tavola periodica. Quindi, sigla! 42. Oggi con Gabriele Pastori, chimico e divulgatore scientifico, parliamo di tavola periodica. Ciao Alessio, ciao a tutti i nostri ascoltatori. La tavola periodica è quella che vedete appesa alle mie spalle e sicuramente ciascuno di voi l'avrà vista almeno una volta nella vita in qualche laboratorio di scuola o in qualche aula. Quindi appunto la prima domanda è allora che cos'è la tavola periodica? La tavola periodica la possiamo vedere un po' come un catalogo, come una collezione. Rappresenta tutti i tipi di atomi che esistono nell'universo, non solo sulla Terra, intorno a noi e nei nostri corpi, ma in qualsiasi posto dell'universo in cui possiamo guardare con i nostri telescopi, troveremo sempre questi elementi. Ci sono tanti tipi di atomi, tanti quanti sono rappresentati nella tavola periodica. Ogni tipo diverso di atomi prende il nome di elemento e qui c'è un catalogo di 118 elementi diversi, alcuni sono famosi, li conosciamo bene, come l'ossigeno, il carbonio, oppure il ferro. Altri sono un po' più astrusi, magari ci sembrano lontani dalle nostre vite, come il neodimio o il boro, e invece fanno parte delle nostre vite tecnologiche, se non altro. A che cosa serve la tavola periodica? Come ti dicevo prima, la tavola periodica è sì un catalogo e è sempre un elemento molto affascinante per uno scienziato, ma è anche di utilità pratica. Chiaramente ogni chimico, anche chi lavora con la chimica, non solo chi si diverte come me, e le persone a cui piace spiegarlo agli altri, gira sempre con una di queste sotto mano. Spesso ci occorrono dei dati che riguardano gli elementi e li troviamo sulla tavola. Però, come ti dicevo prima, la prima cosa che penso quando mi si chiede che cos'è la tavola e a che cosa serve è a farci presente quanto è meraviglioso il nostro sistema di studiare l'universo che è intorno a noi. Senti, chi è stato il primo scopritore del primo elemento, quindi che ha dato via alla classificazione secondo la tavola periodica? Allora, la tavola periodica è un'invenzione barra scoperta, perché questi due termini secondo me si intrecciano, perché la tavola chiaramente è una creazione umana e sicuramente il principale autore, quello che tutti ricordano, è un chimico russo di origine siberiana che si chiamava Mendeleev ed è lui che nel 1869 ha sviluppato la tavola come la conosciamo oggi, perlomeno l'embrione di quella che poi è diventata la tavola che conosciamo oggi. Molti altri scienziati prima di lui avevano espresso idee simili, ma lui è quello che viene riconosciuto come il padre della tavola periodica. Se mi chiedi chi ha scoperto il primo elemento, ti rispondo che non lo so, qualche uomo, qualche nostro antenato preistorico che si rese conto che c'erano diversi tipi di metalli. Per esempio la storia di metalli come il ferro, il rame, ancora prima del ferro, si perdono nella notte della storia e della preistoria. Non siamo neanche in grado di stabilire ovviamente una data di scoperta. Quindi i primi scopritori di elementi furono senz'altro i nostri remoti antenati. Quindi è come chi è nato l'uovo o la gallina, nel senso che il primo scopritore del primo elemento è proprio più o meno... Il primo scopritore del primo elemento probabilmente non lo rintracceremo mai, però la storia non per questo è meno affascinante. Per esempio la data della scoperta del rame, che è uno di quegli elementi che si trovano allo stato puro in natura, si dice allo stato nativo, che dà anche il nome all'età del rame stessa, viene costantemente retrodatata, perché si fanno delle scoperte che sono che vengono prima di quelle che erano state fatte in precedenza, e quindi viene predatata ogni volta. Ci rendiamo conto che il rame è un elemento molto molto antico, con una storia ricca e affascinante. Senti, ultima domanda, ad oggi la tavola periodica è completa, quindi nel senso che abbiamo effettivamente scoperto tutti gli elementi, oppure c'è possibilità sempre di scoprirne altri? La risposta secca è no, la tavola periodica non è completa perché ci sono già indicazioni che alcuni elementi nuovi saranno sintetizzati. Bada bene che ho detto sintetizzati e non scoperti, perché per quanto ne sappiamo tutti gli elementi stabili dell'universo sono sì già stati scoperti, ma quelli di numero atomico più alto, nella tavola periodica gli elementi sono ordinati per numero atomico crescente, adesso non abbiamo tempo di spiegarne il significato, ma siamo arrivati al 118. Il numero 118, che si chiama organesson, è quello tra quelli più recenti, completa un periodo. Quindi la tavola periodica dei nostri tempi è una tavola completa dal punto di vista geometrico, perché è tutta bella incasellata, ma probabilmente fra qualche anno, fra qualche decennio, dovremo cominciare una nuova striscia e quindi diventerà meno bella dal punto di vista della simmetria, ma più ricca dal punto di vista della nostra conoscenza.
Speriamo con questo breve assaggio di aver solleticato la vostra curiosità, perché chiaramente per ciascuno di questi elementi che sono alle mie spalle si può fare tranquillamente una lezione di qualche ora o di qualche giorno. Ci sono chimici che studiano per tutta la vita un singolo elemento. Per adesso vi saluto e vi aspetto alla prossima. Grazie Gabriele, sicuramente lo interpelleremo per altri argomenti. Mettete un like sotto il nostro approfondimento e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!